Avendo i tempi contingentati, ovviamente ci obbligate ad intervenire su questo famigerato articolo 7. Noi abbiamo letto anche diversi comunicati stampa dell'assessore Petitti, nel quale ci accusava di non aver letto questo emendamento fino in fondo, di non averlo capito, eppure oggi ci troviamo davanti ad un emendamento, anche questo presentato all'ultimo minuto, che emenda l'emendamento della Giunta al proprio progetto di legge di variazione di bilancio. Quindi evidentemente forse a non aver capito qualcosa non siamo stati esattamente noi, anzi qualcosa l'abbiamo capito ed evidentemente siete stati costretti a riformularlo. Quindi mi associo alla richiesta del collega Foti di sospendere l'aula per poter permettere anche a noi di fare le nostre valutazioni sulla nuova formulazione. Detto questo, diciamo anche che l'emendamento è stato presentato all'ultimo minuto in commissione e neppure i dipendenti regionali hanno potuto vederlo, perché questo, avendolo presentato come avete fatto voi, ha evitato la pubblicazione sul Burert, quindi ci ha costretto a dover fare volantinaggio e informare noi, i dipendenti regionali, di quello che stava succedendo, perché evidentemente vi vergognavate anche voi stessi di quello che stavate presentando. Un emendamento che è un emendamento indegno, che avrebbe potuto garantire un lauto compenso a tutti quei politici di fine carriera o trombati dalle prossime elezioni amministrative, che diversamente avrebbero dovuto trovarsi un lavoro. Quindi noi vi abbiamo chiesto, abbiamo sollecitato, se volete pagarli come dirigenti senza laurea, la differenza, cortesemente, la pagate di tasca vostra, non la fate pagare ai cittadini. L'emendamento che avete presentato è un emendamento assolutamente discriminatorio, come vi abbiamo fatto presente in commissione, verso tutti i dipendenti regionali, perché se una regola vale per qualcuno, deve valere per tutti. Non esiste che per le segreterie degli assessorati o del presidente, chi non ha i titoli possa essere pagato come dirigente. Se una regola vale per qualcuno, deve valere per tutti, altrimenti stiamo discriminando quel qualcuno che sono i dipendenti regionali, che per diventare dirigenti hanno l'obbligo di laurearsi. Mi fa piacere che abbiate tolto anche la sanatoria, questo vuol dire che il nostro lavoro in commissione è stato efficace, nonostante le parole dell'assessore nei suoi comunicati stampa, che ovviamente ogni volta ci imputa di non essere preparati, di non leggerci le cose, invece noi se le leggiamo sempre approfonditamente e questa volta, assessore, come altre volte, abbiamo capito qual era l'inghippo e diciamo che ci avete provato, però la manovra vi è riuscita anche abbastanza male. Io tra l'altro vorrei chiedere se l'assessore ci può rispondere, visto che appunto era prevista una sanatoria, ad oggi o comunque prima dell'approvazione di questo progetto di legge, quanti sono i casi di dirigenti senza laurea pagati come tali? Vorrei saperlo, se ci dà qualche numero cortesemente, noi abbiamo fatto accesso agli atti, però vorrei che si dicesse anche in quest'aula, così in modo che tutti lo possano sapere. Detto questo, direi che purtroppo quando ci chiedete rispetto per questa istituzione, anche questo è un modo per mancare di rispetto e calpestare questo ente, come avete fatto con i dirigenti a tempo determinato, con quella selezione pubblica in cui di fatto non c'era assolutamente gara, perché avevate bisogno sostanzialmente delle stesse persone uscenti, che guarda caso sono diventate poi tutte vincitrici di questa selezione cosiddetta pubblica. E la stessa metodologia l'avete utilizzata, guarda caso, anche per l'Agenzia del Lavoro. Agenzia del Lavoro, avete utilizzato la stessa selezione che premiava chi aveva già esperienza dirigenziale in questo esatto ente. E come sappiamo, l'Agenzia del Lavoro non è prerogativa della Regione, sono competenze proprie delle province. Eppure si è premiato chi, guarda caso, nel passato era stato nominato su nomina diretta e ha potuto ottenere un maggior punteggio per i titoli solamente per essere stato nominato in questo ente, nominato quindi senza concorso,
e aver maturato un'esperienza nonostante alla selezione pubblica abbiano partecipato addirittura dei direttori di agenzia, vicari di altre regioni che non avendo l'esperienza in questa regione non hanno potuto vincere la selezione. Una roba francamente assurda. Quindi quando chiedete rispetto per questo ente bisogna che i primi a darlo siate voi, siate corretti verso i dipendenti regionali che a quanto si dice li avete incontrati ma non c'è stato un confronto alla pari, e sono soggetti ad un riordino dell'ente e non vengono nemmeno coinvolti. A noi ce l'hanno segnalato, ce lo vengono a dire e si lamentano di questo fatto perché non c'è un ascolto da parte di questa giunta, nonostante gli impatti ricadano soprattutto su di loro, gente che il giorno prima non sa che cosa andrà a fare il giorno dopo. Quindi quando chiedete rispetto, cortesemente datelo anche voi. L'ultima cosa, ribadisco, noi questo l'emendamento all'articolo 7 è arrivato all'ultimo secondo, quindi vogliamo avere il tempo di poterlo approfondire in maniera consona e poter fare le nostre valutazioni e valutarlo e votarlo come si deve. Grazie.